quasi non sembra di stare in città, e oltretutto non sembra essere nemmeno al centro. Rosa, chi salì qua perché faceva la terrazza quando viene la terrazza da giù? Quel giornalista, Mario Soldati. Luciano Rondinella, che ha incominciato la sua, innanzitutto ha una sconfinata carriera alle spalle, ha incominciato come attore. Esatto, con Nino Besozzi. In che periodo? Di che periodo? 1954. 1954? Fatto giovane, 20 anni avevo. Qual è stato il suo debutto? E siamo tutti milanesi. Dove? A Milano. A Milano. E poi è iniziata la tournée. Fino alla Sicilia e via di sì. Allora duravano le tournée di 6 mesi. Oggi i teatri non ospitano, erano 2-3 mesi e basta. Ah sì. Diciamo tutti che... a Venezia, alla Fenice di Venezia, tutti i maggiori teatri, perché Nino Besozzi era un grandissimo, all'epoca come De Sica, insomma, questa... chiaro. Lei faceva l'attore giovane? Attore giovane, sì. E quando è che poi dopo è tornato a Napoli? Cioè nel senso che... Allora, a Napoli sono venuto al Mercadante, poi mi ha chiamato De Sica, non so come e perché, e ho fatto il provino insieme a Maurizio Arena e Alberto Ferlese. Sono stato scelto io per fare l'episodio del Pizzaioli. Sembra una giornata sola. Allora dovrà giornata sola. Scusate, don Rosà, se non vi dispiace. Io la vorrei essere fatta mamma dalle mani di donna Sofia. Ah. Non si facite perdere, Pippa, che c'è da aspetta. Abbiamo capito, don Rosà, con voi non si passa. Voi state sempre col fucile puntato. Dietro all'Hermiuè. È un gran bel ricordo perché si andava a cenare dopo a mangiare. Loro di Napoli, cioè. Loro di Napoli. Diciamo. Si andava a mangiare su a Mater Dei, un'osteria, e l'ho conosciuta a pasta e fagiolo che spaghetti, e a o stocco, come si chiama, quello alto. E mangiava la simpatia della loro donna molto semplice, De Sica, insegnava quel poco che ho fatto. Devi fare cose, si faceva così. È emozionante perché parlare con l'attore De Sica, Loren, cioè ma lui, ma De Sica con i suoi attori era molto semplice, non si atteggiava, almeno per quello che ho visto io quando faceva regia. La prima cosa che mi disse, Luciano, goditi la battuta. È un insegnamento di importanza enorme. Certo. No, quindi è inutile che... No, spieghi perché... No. È perché godersi la battuta, dici, tu stai recitando, stai dicendo una cosa, godila, perché se tu la godi entra dentro, nell'anima, e viene spontanea. Beh, questo è un grande insegnamento per i giovani. Esatto. Assolutamente. Ma i giovani vorrei dire una cosa, io ho accettato un gioia di farmi intervistare. Perché vorrei dire ai giovani di oggi. E per noi è stato un grande. Piantatela di fare la corsa al posto fisso. Cercate di avere iniziative. Io ho fatto la seconda media. Perché eravamo 7 figli. Durante il periodo della guerra. Papà disse, voglio prendere da fa. Perché il mio povero padre
era una persona molto quotata nell'ambito teatrale. A casa mia veniva Totò. Totò perché papà amministrava Giacomo. Certo, suo fratello. Giacomo. Era, papà lo amministrava per molti anni. E quindi Totò, ma la femmina, che poi il primo interprima la femmina, è stato proprio Giacomo. C'è la fotografia qui al Teatro Augusteo, non è vero, solo Giacomo è stato interpretato. E veniva accanto Totò, veniva Pavone, veniva questa gente qua. A proposito di Pavone, quando mi vide Pavone al Sistina, mi offrì un contratto di 8 mesi, ma io ho rifiutato tutto l'estero, al Teatro Comico di Barcellona, e io rifiutai. Quando ho debuttato all'Olimpiadi di Parigi, ringraziando Dio, lo dico con umiltà, con un enorme successo, là non si faceva bis, lo spettacolo si chiamava Musicolano, c'era Mario Rodriguez, Charles Trenet, Moulouji, e mo' mi sfugge un altro, eravamo 4-5, non ci sono bis, là io dovetti fare un bis. E venne il direttore del teatro, autore pure, mi pare Cocatrix, no, vabbè, comunque, e vorrei, perché non rimani in Francia? Tu puoi fare una bella cattiva in montagna, ciao. Loro leggono, vedono le cose e poi magari non succede niente, però ti danno a lasciare. No, io avevo la nave, la mia figlia, mamma mia, a casa mia. Questo è stato. Quindi come cantante ho avuto una vita molto breve perché mentre stavo per esplodere è cambiato tutto. De Sica, loro di Napoli, Sofia Loren, poi dopo che cosa è successo? È successo che è finita la carriera, perché abbandonare e creare la casa discografica perché non aveva più scrittura, mi erano rimaste le feste di piazza, che io non volevo fare, perché non sopportavo quella marmaglia che stava sotto al palco, che era un casino, ci ha fatto ammazzare. Lasciamo proprio perdere, la capa è pazza. E non lo volevo fare più. E allora mia moglie, tornammo a casa, aprimmo il comò, c'erano poche migliaia di lire dell'epoca, basta col canto, perché accadde un fatto che mi volevano uccidere in un paese e io mi salvai la vita perché avevo un bastone da pecoraio che mi aveva regalato il priore della chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, che mi portava con lui a Viterbo, in questi bei posti, e poi c'era il pecoraio, cioè, che bello, e me lo fece regalare. E io riuscii a piastro bastonare la macchina per mi salvare, mia moglie, arrivo qua a 7, basta col campo, basta con la festa di piazza. E allora io pensai, che devo fare? Mi ricordo che mio padre, che aveva fondato la casa editrice musicale Rondinella, e stava alla SIAE, dai a Roma alla SIAE, e dice, qual è la situazione di questa edizione? E mi disse, così così, cioè, ci sono degli arretrati da pagare, perché c'è la segreteria che si paga sempre, non annullano, anche se non arrivano brani, la SIAE non annulla il marchio, diciamo. Ma c'è stata sempre questa animosità da parte del pubblico nei confronti dei cantanti napoletani? Nelle feste di piazza sì. Sì. Ho chiuso proprio col canto. È andato a Roma. A Roma ho fatto questo e quest'altro e poi ho iniziato, ecco, perché questo è bello. Tu lo ricordi Lino Crisp? Sì, certo. Fanno parte dell'archivio storico, insomma. Allora ho fatto le scenette comiche. Col Crispo, con Nino Formicola. Nino Formicola è stato pure un altro. Un grande, con Nino grande. Formicola. Anna Walter. Quindi in effetti praticamente lei arriva ad un certo punto. Stampavo queste scenette comiche e me le andavo a vendere a Forcella. E grande fanno mercato. Insieme. Ci ho cominciato a aprire una cosa. Sì, fa questa parodia del Piange al telefono di Domenico Modugno. Esatto. Che cosa succede? Succede che vedo centinaia di migliaia. Sì, Domenico Modugno però la vede. Mi vede, Gesù mi dice grazie, io sono lì, perché lui non lo sapeva. Sì, lo sai, dice guarda che io ho fatto la parodia del Piange al telefono. Tu mai l'ho sentito bene, a te è piaciuto. Ah, ma tu mi hai fatto mettere per disco, mi hai fatto una pubblicità enorme, contenta veramente, che poi erano semplici, infatti già proprio. E quindi da qui ho fatto tante scenette che io me le producevo, le stampavo,
facevo stampare e me le stampavano i fratelli Esposito. Queste erano in audio, giusto? Prego? Erano in audio questi sketch che lei faceva, sì, queste parodie. In disco, 45 erano giri. In audio, sì, perché mi ricordo che all'epoca si facevano questi 45 giri. All'epoca c'erano i 45 giri. Ma il 45 giri c'è stato fino... Non essendoci ancora il videoregistratore, c'era questa... C'era il 45-33 giri e le stereo 8. Sì, le musicassette e le stereo 8. Le stereo 8 erano... Le musicassette, cioè quella era la vendita. Sì. E quindi con le scenette ho iniziato. Poi andai al Trianon, mi pare, senti Merola. Lo chiamai. Cioè, vieni da me. Allora ci stavo... il suo procuratore. C'è, ma meno ci sono 3 milioni. Bene, io non ce l'avevo. Chiamai un mio amico carissimo alla Sicilia, venditore di dischi. C'è tutto Tucci. Ma prestai 3 milioni, come no? Bene, a Napoli mi dite 3 milioni, io passai a me e ho iniziato con Mario Merola, dandogli 3 milioni. Allora pensai che ha già pagato questo uomo. Pensai, Merola canta boia. Perché? Me lo studiai e dissi, questo è giusto, è adatto per cantare il repertorio libero proprio che era morto. Perché tranne Chiova, che è un classico, ma il resto è la canzone di Giacca, certo. Guapparia, Mamma Dostà, I Figli, e Brines, Pupatella, e gli fece 12 brani, ma la stessa cosa ho fatto con Vittorio Marsiglia, quando io ho scritto... Mi scusi se la interrompo, era giusto per ma, le persone... Interrompe, dimmi quello che... Giusto per le persone che sono a casa, stiamo parlando di questo genere di bovio, perché è un genere particolare, quindi Mario Merola era adattissimo a quel genere. Bravissimo, è questo, ma io lo vidi in Merola, l'unico... possibile interprete di questo genere di canzoni, che poi si chiamava canzoni Jack all'epoca. Però il primo disco che Merola ha fatto con me fu una bellissima canzone che ha avuto un grande successo, Sfusarissima Narada, di un grande maestro ancora vivo oggi, Enzo Di Domenico. Bravo, e mi chiede sta su... E proprio già una barca in mare, una lambara bruna, una lambara bruna. Belle scuse, narezzi e piscatori, dessù di stelle mare. Ed una pura bellissima canzone che ebbe un grande successo. E poi dopo di questo qua, gli dissi, fammi iniziare qui, cadda a cantare questo uomo. E quindi, questi. La stessa cosa ho fatto con Vittorio Marsiglia. Vittorio Marsiglia andava facendo le sue recite nei piccoli teatrini di Napoli, sotto qualcosa. Io me lo chiamai e dice, Vittorio, ma vuoi registrare con me? Ma... Vittorio Marsiglia canta 12 macchiette, 12 di Pisano Cioffi. Long play, un mare di dischi, grande successo. Meno l'ha cambiato con boia. Vittorio, che è l'unico che mi ha sempre ringraziato, ovunque lo incontravo, perché io alla carriera ho fatto così, che ha la faccia di Vittorio. Questo è un grande insegnamento, soprattutto per chi è che si affaccia al mondo dell'arte e al mondo dello spettacolo, perché si capisce che bisogna essere adatti. Ti chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagà. La contessa Pomponia Scorzetti vuol cagà sulla spiaggia alle 7. La duchessa Corneli va cotto, vuol cagà sul terrazzo alle 8. Mi chiamano cagà, cagatti qua, cagatti là, tutti vogliono cagà. Io devo dire una cosa molto importante. Prima del mio avvento nel settore della discografia, la canzone napoletana era morta. Tanto di cappello a Renzo Ardu, un grandissimo artista, ma chi veramente si è ammazzato per il rilancio della canzone napoletana si chiama Luciano Tondinella, lo dico con molta umiltà, scusami Francesca. La RAI non trasmetteva, la RAI non trasmetteva un minuto di canzone napoletana, un minuto che era un minuto. Io andai a Roma,
cominciai a fare una battaglia con questa gente. E ho fatto avere per la prima volta una sceneggiata con Mario. Poi Merona mi chiese il permesso di passare con Fierro, perché tu non vieni a posti di canzonissima. E vai, scrittura Pino Mauro. Invece scrivere il copione a Veria Magno. Lo portai a Roma il copione dal dottore Bruno Voghino, all'epoca era un dirigente responsabile, e facemmo la sceneggiata, su mio suggerimento, dialetto stretto napoletano, come si dice in napoletano, Arnoldo Foà, Vittorio Viviani, altra mia persona amica, che mi rompeva pure lui, ma non si andava mai a dormire, Vittorio si era camminato a Napoli in notte, e mi voleva un sacco di bene. Spiegare, Aldo Bovio, con Alduccio, Vittorio Viviani e Arnoldo Foà, che spiegavano la sceneggiata in parte e Foà la recitava in tutto lingua. Il pubblico. E adesso per farlo ridere invece preferisco, anzi non ridere, perché questo è un pubblico che non ride, gli elementi di questo genere, di questa forma di spettacolo sono tutti elementi molto importanti, c'è l'onore, la famiglia, il lavoro, insomma tutti gli elementi fondamentali, diciamo così, della vita dell'uomo. Alle 21 di sera, in prima serata, dovettero ripeterla. Dai telefonare la Rai la ritrasmessi in un orario diverso. Questo osteggiare la canzone napoletana da parte della Rai fu in conseguenza a quello che era accaduto al Festival della Canzone Napoletana o già da prima? No, il discorso è un altro. Perché questo è una cosa che no, il discorso è un altro, l'industria. Napoli non aveva l'unica casa seria. Ero io. Parliamo di industria discografica. Discografica. Certo. Là non si muoveva foglie, non passava una canzone napoletana, perché era all'epoca l'ho detto perché? Perché c'era Celentano, Anna Fimina, Celentano, tutti, Tony Renis, tutto quello che poi hanno fatto la storia della canzone italiana, bravissimi per carità. Ma loro imponevano quello per i diritti d'autore per le trasmissioni, i diritti editoriali. E il lancio degli artisti. Non c'era spiraglio per una canzone. Per lei questa non era una spersonalizzazione della classica canzone italiana, non voglio nemmeno parlare. Ma c'era quella era la canzone italiana, ma ormai cambiava, non c'era più. Io ho vinto il Festival di Firenze con una canzone insieme a Narciso Parigi che si chiamava Rondini Fiorentine. Primo premio l'ho preso io. Con un grande successo, ma ancora c'era un'epoca dove si cantava ancora la canzone all'italiana. La canzone italiana si chiamava Claudio Villa, Taioli, che mano a mano li eliminarono, perché era giusto che sia per gli interessi dell'industria di Milano, ma non come critica la mia. Ma non crede che era anche una contaminazione chiaramente della musica che veniva? Ma si deve cambiare, non si può stare sempre ancorati, anche perché scrivevano certe canzoni a Napoli, facevano proprio schifo, chiaro. Non c'era più, perché Napoli è un pessimo difetto. Gli autori napoletani, perché muore anche il Festival Napoletano? E c'è la ragione. Perché non si fa più il festival? Perché nel 1971 qualche autore disse, sbugiardando il tutto, che c'erano stati dei favoritismi e degli imbrogli, che erano entrate canzoni che non si erano, non meritavano di entrare. La Preruva, la Rai, nel 71 vennero al Teatro Meridionale e tolsero le telecamere. E rimanetto con una mano a Nanzi e nata a Reto. Io che avevo 8 cantanti, Bonomo, Merola, Marsiglia e tutti questi artisti che stavano con me, ci ho rimesso una barca di soldi. Perché bisognava stampare prima i dischi, allora i dischi si stampavano a Milano. Io
i nastri e mandai a Milano e feci venire in base a meno, diciamo, 100.000, 45 giri, c'era ancora il 45 giri. E via di seguito, tutti sullo stormo sono rimasti quei dischi là. All'epoca si pagava, mi pare, 2 milioni e mezzo il cantante e 2 milioni e mezzo il brano, quindi una barca di soldi. E da allora è finito il festival. Perché questo era tutto chiaramente subordinato a quello che sarebbe stato poi il festival della canzone napoletana. Non si doveva fare più il festival napoletano, ma il tradimento dove l'ho avuto? Io organizzai, bloccai Viale Marconi con tutti gli autori, i cantanti. Si misero paura, mi invitarono a Roma insieme ad altri e ci riunimmo. Stavamo per vincere. Il direttore, il responsabile Rai, nella sede di Viale Mazzini, sul momento lo chiamarono al telefono. Venne, da così a così non si fa più. Tutti i dimostranti sotto la sede Rai di Viale Marconi se ne andarono a casa a dormire. Quando io tornai a Roma, a Napoli, c'era il maresciallo mio amico, lui diceva, lui viene a fare a casa, mi sono tutto quanto. Da un punto di vista artistico, lei non crede che la perdita del Festival della Canzone Napoletana abbia poi sostanzialmente non permesso più di poter crescere a tantissimi altri artisti? È una pazzia, perché il Festival di Napoli è un'occasione di lavoro per tutti qua a Napoli. Autori, cantanti, editori, bar, ristoranti, alberghi, è chiaro. Ma è mai possibile che si fa il Festival di Sanremo, che è un paesiello di tre anime, e non si fa il Festival di Napoli, dove ancora si canta Napoli in tutto il mondo? Oh no, Francesca! È uno scandalo questo, e questi politici e niente. Volevano farlo organizzare a me il Festival. Mi chiamò l'assessore al comune. Luciano, io so le cose che hai fatto, che sei un uomo capace. Lui non sbagliava, chiedeva i miei rapporti con Milano, che mi adoravano a Milano, tanto è vero che mi portare a Milano. Stiamo parlando degli anni 80. Che gli anni? Fatto meno, giusto. Io non mi ricordo, ma comunque l'assessore mi disse, Luciano, tu però mi devi fare un piacere, almeno 5-6 cantanti dei nostri devi far entrare. Dice, senti, se mi parli di canzoni, qualche canzone la posso far entrare perché le aggiusto io al pianoforte come faccio con tutte le canzoni, perché tutte le canzoni che mi portavano in edizione, io le aggiustavo un po' tutte, chi andava bene e chi non andava bene. L'unico maestro con cui non dovevo mettere mano, ma si chiamava Edoardo Alfieri, mi portava dei brani con Enzo Di Domenico e Edoardo Alfieri, mai ho dovuto mettere un momento. Mettevo col maestro Torino Esposito, un bravissimo maestro, direttore d'orchestra, e aggiustavamo le cose. Innamorata di te, ipocrisia, queste cose le abbiamo messe a posto, le altre bene. Allora io che cosa feci? Scrissi la lettera a Bisogno, che dice, io non sono andato né per credere, né per obbedire, né per combattere, o ma né a chi lo paese. Lei non crede che la perdita del Festival della Canzone Napoletana abbia poi impedito la crescita di nuovi talenti, di nuovi artisti? Ma è chiaro, però... Allora, Festival della Canzone Napoletana, all'epoca arrivava Buduglio, arrivava Zaricchi, arrivava Milva, arrivavano tanti cantanti di noi. E poi si metteva un Gagliardi che iniziava, Peppino che iniziava, cioè, giovani, ma giovani di talento con un domani, c'era una selezione, era giusto ospitarli. Però gente che tu devi valutare prima di inserirli. Oggi non si fa più questo. Ma non si fa più questo perché non c'è una scuola di canto. Prima io ho studiato canto prima di cantare. Ma l'errore, sapete qual è voi? Gli autori napoletani. E per questo il festival poi non è stato fatto più. Hanno dato modo alla RAI e alla magistratura di Togli. Dicendo e mentendo, perché sono tutti Salvatore di Giacomo. Gli esclusi hanno eliminato il festival perché non sono entrate le loro canzoni, ma invece era una selezione giusta perché lo dimostra il fatto che nel 1970 Peppino Di Capri ha vinto con
Non mi chiama amore, bellissima canzone. O divorzi, chitarra rossa, innamorati di te. Ma tante canzoni sono uscite, perché c'erano i cantanti, qualche giorno c'è stato. Adesso sarebbe possibile riproporre il Festival della Canzone Napoletana? Certamente. I tempi sono maturi o siamo ancora in attuale? Ma no, ma del tutto tutto si può fare, cioè i professionisti. Ha trovato delle differenze proprio sostanziali? Sanremo e Napoli? Sì, tra Sanremo e Napoli. C'erano gli uomini. Cioè, Festival di Sanremo, c'era uno che si chiamava Gianni Ravera. Natica si chiamava, non mi ricordo i nomi, conosciutissimi, ma alla mia età ormai mi spuccano certi nomi. C'erano professionisti, alle spalle di queste giravere c'erano le grandi case discografiche. Franco Franchi deve fare canzonissima. Io vado da Dino Verde, conoscerai. Sì, certo. Dino, mi devi scrivere la canzone per Franco Franchi. Mi scrive il testo, si chiamava La Dieta. Bella canzone. Registriamo, andiamo al teatro dove si faceva Canzonissima. Franchi registra, teatro classico che fanno tutti gli spettacoli della Rai. Il bene delle vittorie. E delle vittorie. Franchi registra. Bene. E Franchi, come al solito, invita a Roma tutti i suoi amici in un grande ristorante. 100 persone, 200, perché la fa Canzonissima con La Dieta. Cantano tutti, meno Franco Franchi. Franco Franchi mi mandò a quel paese, se non sei nessuno. Si registravano quella canzone per la Gucci, o per la Southern, o per la RCA, avrebbero tagliato Franco Franchi. Chiaro che no. Questo è il punto. Senta, invece il periodo del Bellini? Per il Bellini mi telefonato Russo, bel cervello, intelligente. Siete così. Dobbiamo prenderci questo Bellini, perché c'è una possibilità. Dato che col terremoto non è crollato, e quello è un teatro, perché solo teatro può rimanere, non si può fare altro là. Perché sotto la tutela della sovrintendenza delle belle arti. Meno male, è uno dei pochi che non rischia di essere. Possiamo, acquistando le quote, si ferma là il prezzo, fu un ottimo prezzo. In quattro riunimmo questi soldi per contanti, perché Naldi, proprietario, voleva per contanti, giustamente, e prendemmo il Bellino. E là ho fatto il guaio più grosso della mia vita. Perché ho aperto il teatro, mi sono ucciso, ho perso la salute. Perché il punto qual era? Era ghettato, voleva fare altre cose. Poi perché ci siamo lasciati? Perché lui aveva la direzione artistica e la direzione generale e tutto. Si apre il teatro. E purtroppo ghettato non andavamo d'accordo, perché lui interferiva nel mio lavoro. Vabbè, c'erano evidentemente. E ci siamo lasciati come due fratelli. Perché bello, tranquillamente, no, cioè, è rimasta la targa là, all'ingresso del palcoscenico. E apro il giro là. E parlo con le mie figlie. Il giro là, spieghiamo, era un luogo dove si aveva un gruppo, io avevo creato un piccolo palco, bel pianoforte a coda. Bello, la casa della canzone napoletana. La casa della canzone napoletana. È venuto gente da tutto il mondo, inglesi, francesi, gruppi, belli. E i napoletani. Ci adoravano. E che dopo creiamo questo gruppo, io, Francesca e Amelia, e facciamo questo spettacolo. È stato un momento molto bello. Perché la gente ci adorava, faceva una ammazzata per entrare al giro là, insomma. Perché poi avevo 90 posti. Veniva riproposta la canzone. È un cenacolo, la canzone napoletana classica, poesie, lei diceva delle poesie divine, io pure le poesie, tutte le poesie belle che mi cercavo. Per quanto tempo è stato aperto? È una decina. 14 anni. Quindi erano delle serate a tema, c'erano delle serate tematiche, a tema, esatto, serate a tema. Diciamo qualcuna.
dedicata a qualche autore in particolare? Sì, sì, sempre un autore. E anche autori viventi come Pazzaglia, per esempio. Noi dedichiamo ogni anno una serata a Pazzaglia. E dedichiamo la serata a Marotta. Quindi come si sbaglia le volte? Io con Giuseppe Marotta mi voglio un sacco di bene. Venne qua. Però io avevo questa bocca maledetta. E mi fece sentire una canzone e si faceva così. La sera giugno cammina, cammina, un traio d'estina. Il ricetta aspetta, ma... Aiuta, ma... Scusa, Io guardo e dico, maestro, ma questa è proprio una buffa, lo strazzo, sta canzone. Mare verde, ma io sto parlando di questo. Ma un braccio a te. Come inizi? Tu non tieni vent'anni, sì Maria, sente che ti scrive Marotta. Se un principio è una rosa, un'albi magica sfida in dare a chiesa, e per te non ci vuole rarità. Questo va. Ma stiamo scherzando, non è campagna in mano, mano verde. Si chiama Marotta. La mia casa discografica è morta, che l'ho dovuta cedere a Bidelli, perché non vendevo più niente. Ah, quando faccio l'ultimo 45 di Merola, mamma, mamma, non mi dicere no, l'inno, facette immediatamente, mamma, il stereotto, e mettete tutte le canzoni e Merola, Boe, e con mamma, lo stereotto diceva, andammi in America, tu c'eri con me in America? Come no? Ci venne da prima all'aeroporto con sto macchinone. L'organizzatore, Maria, gli tengo tutte le cascette, tutte le stereotto nuove. Maria mi guarda, hai visto? Andavo un momento con cascetto, questi macchinoni, era tutte le cassette in mano, tutto fatta la percentuale, hai visto? Maestro, io so che lei non vuole essere chiamato maestro, però insomma, in conclusione di questa stupenda intervista che sono sicuro servirà a tantissimi altri giovani, ecco. E servirà soprattutto per far capire che cosa è successo dagli anni 60-70 fino e più o meno ai giorni nostri. Certo. Abbiamo fatto una cavalcata lunghissima. Io capisco perfettamente che una persona, un personaggio come lei ha una enormità di ricordi, una enormità di esperienze. Di attività che ho svolto. Innanzitutto grazie per la cortesia, innanzitutto grazie che per rispetto a questo mio male tu sei venuto a casa. È stato un piacere, è stato un gesto molto bello. Io quel che posso dire grazie, la mia vita va avanti con gioia, poi compirò 85 anni, mi sono fatto vecchiarello, chi manca la forza che è bravo, e tengo sulla forza mi appiccica con mia moglie. Questo denota la buona salute, perché quindi ancora grazie. Quando tra coniugi vorrei farti tanti auguri, lo meriti. No, vabbè, grazie. No, mi piace, io ti seguo. Io sono... Senti, ma come si chiama? C'è una persona anziana che legge le poesie, le legge molto bene. Renato Orviato sta parlando. Legge bene. Mi piace? Molto, perché mi dice, beh, non canta. È una bravissima persona ed è anche caro amico. E gli devi fare i miei complimenti, perché io anche io le persone le dico bene. No, me lo dico perché non canto nemmeno io quando le dico. Perché il difetto è che quando leggono una poesia, particolarmente napoletana, la cantano, la poesia non si canta, si dice. Senti, ti porto l'esempio. Tu non tieni vent'anni, sì Maria, sei un principe in rosa, un'alba magica spirita nella chiesa, e per te non c'è una rarità. Questo è dire, non è cantare. E questo? Se la vuoi cantare. Tu non tieni vent'anni, sì Maria, sei un principe in rosa, un'alba magica spirita. Ma l'autore di questa musica era un pazzo, Enrico Buonafede, non spostavate. Ma una persona così semplice, non sapeva suonava. E era molto amato da Marotta,
perché amava tutti noi ignoranti, perché ci voleva bene, perché lui amava stare con tutti. Quando usciva dalla terrazza, mannaggia questi fiori, i fiori, non li amo i fiori, ma ricordano la morte. E la capacità e l'elasticità mentale dei veri geni. Ma come si chiama? Uno storico che è morto recentemente, un professore università. Galasso. Pure lui Galasso. Lo portava a mangiare, a mangiare un posto. Allora ci si beccava la pizzeria come Brandi. Sì. Che ha un bel rapporto con Brana, una napolitano vera, una simpatia. E gli ho detto, Brana, tu vieni che lo tavolinetto ci mettiamo ancora a corpo, a mangiare a corpo. Allora Brandi ci portava la persona umile pure lui, un bel cervello. Vabbè. Maestro, grazie a lei, grazie di averci accolto in casa sua, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Per noi di Eduardo è stato veramente un grande piacere, ma mi lasci aggiungere, penso, di interpretare il pensiero anche degli editori di Canale 21 di Paolo Torino, è stato un piacere anche per loro. Grazie a Paolo, grazie e tanta fortuna che ha fatto una bella strada. Canale 21 sta funzionando bene. Grazie.